Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Come potete notare dalla mia faccia totalmente struccata e ovviamente dal titolo del video, oggi andremo a creare insieme un make-up provando dei prodottini nuovi, tra cui una palette per cui sono molto in hype. Se mi sentite con questa voce strana è perché sono di nuovo raffreddata, sì, mi era appena passato ed eccoci qua. E tra l'altro la cosa che più mi fa strano è che sono riuscita a non raffreddarmi scorsa settimana che ho fatto uno shooting in condizioni meteorologiche non propriamente simpatiche, possiamo dire, ovvero c'era abbastanza freddo, c'era l'aria freddissima, pioveva, un'umidità che non vi sto a dire e io ero vestita comunque abbastanza estiva. Magari vi lascio qua da qualche parte una foto se la ritrovo, giusto per farvi capire. Mentre invece sabato sera a Milano sono stata fuori 5 minuti esagerando e conciata, no comment. Comunque direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e iniziare subito questo video makeup. Vado a mettere la mia fascetta demone per tirare indietro i capelli così che non mi diano fastidi durante la realizzazione del makeup. Come prodotti makeup nuovi andrò ad utilizzare prodotti che vi ho fatto vedere nello scorso video haul, che in questo momento non ho ancora registrato perché appunto lo andrò a girare dopo, però sarà già uscito sul canale, quindi mi raccomando andate a recuperarlo se ve lo siete persi. Oggi come prima cosa non vado ad applicare il primer occhi ma uno scrub labbra. Questo in particolare è della collezione Caffè di Essence, un pack super carino, esternamente tutto in cartone e internamente ha la parte dello stick dorata. Non facciamo caso alle condizioni che io l'ho già provato perché non riuscivo a resistere. Questa è l'unica cosa in realtà che ho già provato, perché anche la palette non l'ho neanche swatchata. Raga, ho appena adesso tolto la pellicola giusto per farci le foto appunto prima di andarla ad utilizzare, che così ci sono ancora tutte le cialde integre, e vado ad applicare lo scrub che oggi ne ho anche molto bisogno. Sa proprio di caffè, quindi se vi piace lo amerete ovviamente. A me personalmente del caffè piace tantissimo il profumo e le cose al caffè, tipo lo yogurt al caffè, ne vado matta, il gelato al caffè. Mentre invece il caffè puro così da solo non lo riesco a bere se non allungato tipo con tantissimo latte o semplicemente il caffè americano. Perfetto, praticamente neanche iniziato il video e già arriva il telefono a dirmi memoria esaurita, non puoi più registrare niente. Bene, ho cercato di eliminare il più possibile, speriamo che adesso vada bene. Tra l'altro non vedo l'ora di cambiare questo telefono che ormai penso che stia arrivando alla sua fine dopo tipo 6 o 7 anni che ce l'ho, e per memoria prima devo ricordarmi di prenderlo con una memoria superiore a quella di questo attuale. Vabbè che a 64 giga penso che l'iPhone non li faccia neanche più, grazie al cielo. Ho anche tipo con TikTok, è un casino ultimamente perché per fare un video lo devo registrare almeno 20 volte perché mi lagga in una maniera assurda e non riesco a fare niente. Comunque, ce la possiamo fare a iniziare questo video. Ora che ho applicato e rimosso lo scrub, vado ad applicare un pochino di questo burro 100% SOS Carité di Yves Rocher, che in realtà questo prodotto è miracoloso anche quando si ha raffreddore da applicare sotto il naso, che evita screpolature. Mi piace un sacco questo burro perché quando si va a scaldare diventa proprio un olietto. Vado ora con il primer occhi e applico la rugiada di Neve Cosmetics. È giunto ora il momento della palettina e sto parlando di questo bellissimo gioiellino di Kylie Cosmetics della collezione di Halloween. Come potete notare ha un pack che, a parte essere meraviglioso, è anche basato sul film horror Nightmare, che io personalmente amo tantissimo. Infatti anche i colorini dello sfondo richiamano perfettamente il maglione di Freddy Krueger. Anche qua graffi con sotto la pelle bruciata, io sono letteralmente impazzita quando l'ho vista. Anche all'interno mi piace tantissimo, ha dei colorini molto interessanti, tipo questo sembra un nero ma in realtà è un verde molto scuro. Questo bordeaux mi piace tantissimo, da quello che so tipo un glitter, come vi ho detto non ho sbocciato niente, quindi anche per me è un po' una sorpresa. E anche i nomi vanno ovviamente a riprendere i film, no? Ho dovuto ricancellare altre cose perché a quanto pare prima non era bastato. Ora speriamo che sia la volta buona, io stavo per lanciare il telefono. Come primo colore andrò ad applicare Gonna Get You, ovvero il verde, nella parte più esterna. Lo vado ad applicare con un pennellino a punta, almeno iniziamo con questo poi vediamo. Tra l'altro io non ho mai provato nulla di Kylie, essendo che appunto prima che apressero lo store europeo la merce impiegava tantissimo
ad arrivare e le spese di dogana erano altissime, non sono mai stata troppo ispirata a provarlo, quindi è proprio una forced reaction anche proprio cioè, sul brand. Allora, per ora vi devo dire, non so se magari è questo pennello, può essere, adesso andrò a provare altri colori, andrò a provare altri pennelli, quindi insomma vedremo un attimo, però non mi sembra estremamente burroso come colore, però è molto pigmentato e non fa nemmeno fallout, almeno appunto questo. Vado con un pennello piatto a dare più la forma, vado ora a sfumarlo con Dream Demon. Già comunque cambiando il pennello si percepisce che è più burrosa di quello che pensavo, quindi perfetto. Vado ora ad applicare Bad Dream, il rosso più chiaro, nella parte più interna. Vado ora con un pennellino ad applicare la colla, per glitter utilizzo sempre quella di NYX. Un pennellino a spugnetta vado ad applicare Springwood High, dovrebbe essere un glitter. Allora raga, vi devo dire che su questo glitter ho qualcosa da ridire, cioè nel senso, cioè non sembra male, però ci sono dei brand anche più low cost di Kylie che fanno dei glitter molto più belli, quindi tra le cialde provate fino ad ora di questa palette questo è il primo che non mi convince. E anche applicato, cioè sì, vedete, non è niente di che, non è uno di quei glitter che lo applichi e oh mio dio, è stupendo. Non so se vi ricordate ad esempio la palette di Nikita che non mi aveva fatto stra impazzire, ma quando ho provato il glitter ho detto oh mio dio, cioè questo potrebbe valere tutta la palette. No, non lo so, niente di che. E nonostante io abbia applicato ovviamente il primer, mi dà tipo la sensazione che stia per andare nelle pieghe. Non lo so, cioè magari è una mia impressione. Intanto ho riprelevato un pochino del verde scuro e vado a sfumare i glitter. Cioè, questo era l'oro. Wow, molto molto bello. Cioè che poi non è proprio oro, è tipo un bronzo copper. Bellissimo. Magari ve lo swatch anche sulla mano. Voilà. Stupendo. Super riflettente. Mi sarebbe piaciuto sicuramente di più. Comunque, io vado a ripulire un pochino la situa, faccio lo stesso sull'altro occhio, applico ciglia finte, eyeliner forse, non lo so, vedrò. E noi ci rivediamo a look occhi completo per andare a fare la base insieme, che abbiamo altri prodottini nuovi da provare. Eccomi di ritorno con il look occhi completato. Andiamo ad applicare ora il primer per la base. E oggi non utilizzerò un primer classico, ma andrò ad applicare il Pore Filler di NYX, che si tratta di uno stick che va applicato sulle zone in cui ci sono i pori, delle micro rughette. Infatti lo vado ad applicare un pochino qui e va a minimizzare il tutto, creando appunto un effetto più uniforme e piallato. Vado ora ad applicare un pochino di correttore aranciato e utilizzo il C11 di Revolution, il Super Size Conceal and Define, e con il pennello di Hello Kitty di Spectrum, il numero A29, che è appunto quello da correttore, vado a sfumare. E ora applico un pochino dell'Overachiever di Huda, utilizzo la colorazione Marshmallow e vado ad applicare un pochino. Oggi è un po' una challenge per me, perché essendo raffreddata voglio andare a creare sì una full face, ma abbastanza leggera, soprattutto in questa zona. Vado a riprendere il pennello di prima e sfumo. Come fondotinta per oggi ho portato il campioncino del Plein Éclat di Yves Rocher. La colorazione che ho applicato io è la solita che utilizzo anche delle altre formulazioni di fondo sempre di Yves Rocher, ovvero Rose 200. Vado col mio pennello fidatissimo da fondotinta che ultimamente sto amando. Come potete vedere ho cercato di metterne il meno possibile, così da avere quella situa di cui vi stavo parlando poco fa. Questo è un fondotinta modulabile, difatti mettendone poco il risultato, come potete vedere, è molto naturale. Quindi a fissare con la cipria utilizzo la HD Mini di NYX nella colorazione banana. Anche questa ve l'ho fatta vedere nello scorso haul. Tra l'altro questa mega fail, se sapete il motivo lasciatemi un commentino qui sotto, che ne avevo parlato nello scorso video, quindi vuol dire che l'avete già vista. Comunque la vado a tamponare sul contorno occhi. E come cipria no, vi devo dire che comunque è bella, opacizza molto, non penso che faccia flashback. Passo ora al contour. Vado quindi ad applicare Morfeo di Mulac. Eccomi tornata a look occhi totalmente completo. Per completarlo vi dico velocemente che ho utilizzato la stilo automatica di Yves Rocher nella rima interna inferiore e superiore, e in quella inferiore l'ho sfumata con il pennellino ancora sporco da Gonna Get You, ossia il verde. Invece sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno dell'occhio ho applicato Elm Street, che trovo veramente veramente bello. E siccome sono un po' una polla, c'ha ragione la mia amica a chiamarmi così, avevo anche il pennello Coffee di Essence della linea appunto del caffè, che volevo utilizzare per applicare la cipria nel contorno che mi sono totalmente dimenticata. Questo è il pennello, lo trovo stupendo, ha il manico marrone in soft touch, super elegante, e raga
Profuma di caffè. Il primo pennello che profuma di... cioè profuma di caffè, è buonissimo. Questo in teoria nasce come un pennello da illuminante. Non avevo intenzione di andare a mettere l'illuminante, infatti non me ne sono neanche portati. Quindi andremo ad utilizzare Elm Street, ne vado a prelevare poco, con questo pennello e lo andrò ad applicare sugli zigomi. Non so se rende in videocamera dal vivo, ma è un effetto molto soft, non ho applicato nulla che possa farlo aderire al meglio sotto effettivamente, quindi ci sta. In più è un ombretto, quindi cerco di non applicarne troppo per evitare che mi faccia macchia. Però allora vi devo dire che se anche magari vi piace l'effetto soft, è veramente figo. Questo pennello è top, sia per applicare l'illuminante, che appunto è quello per cui è stato pensato, sia perché quando lo utilizzate arriva questo profumo di caffè. È arrivato ora il momento delle labbra. Mi sono portata il Too Faced Melted Matte nella colorazione Cinnamon Bun, che è quello appena uscito. Sinceramente non so se ho proprio voglia di andare ad applicare questo, perché è bellissimo, però è nude, lo sapete, a me con questi look mi piace proprio andare di qualcosa di molto più scuro. Questo è sempre di Too Faced Melted Matte, sapete che io amo questa formulazione, e questo è Drop Dead Red. La formulazione comunque alla fine è uguale, cambia solamente che questi non limite danno il pack basic e non sono profumati. Invece questo profuma anche tantissimo di cannella. Madonna raga, bellissimo. Quanto faccio impressione soltanto con il labbro inferiore, con il rossetto. Eccoci qua al look completo. E quindi nulla, io direi di passare alle conclusioni finali. Scrub di Essence. Cosa ne penso? Se ve lo consiglio sì o no? Innanzitutto sì, ve lo consiglio, e vi devo dire che vabbè, io forse non faccio testo perché amo gli scrub. Soprattutto questi stick li trovo veramente comodi. Di Essence avevo già provato l'anno scorso quello Candy Cane. Personalmente lo preferisco perché è super dolcino, sa tipo di frutti rosa, non sa di Candy Cane, ha solamente il pack. Però mi piace veramente tantissimo, roba che tipo ha paura di finirlo. Pennello al caffè, vabbè, qua c'è poco da consigliare, cioè nel senso i pennelli di Essence per quello che mi riguarda li trovo super validi. Questo in più sa di caffè, esteticamente è bellissimo. Palettina, ovvero il pezzo forte di questo make up. Penso che la farò così, tipo la copertina, perché ci sta un sacco. Partiamo dal presupposto che se come me amate i film horror, in particolare Nightmare, sì, cioè ve la consiglio assolutamente, anche solo da collezione, cioè è da avere, appunto. Parlando invece dell'interno, delle sue formulazioni, io mi sono trovata veramente veramente bene con tutto. A parte il rosso brillantinato, mi sembra proprio una formulazione di glitter vecchio stile, raga. Non sono quei glitter super burrosi, super luminosi, no? Iridescenti, questo è d'effetto bagnato che vedete prima il glitter della persona, che è l'effetto alla fine che piace a me. Se io non dicessi che è un glitter, sembrerebbe semplicemente uno shimmer poco brillante. Ho già detto tutto. E anche nel pen è talmente secco che io ci ho già praticamente fatto il buco nella cialda per fare un look occhi. Per quanto riguarda invece il resto della palette, i colori almeno che ho provato, super 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 approvati. Come potete vedere anche i due colori più scuri si sono sfumati perfettamente tra di loro, cosa non del tutto scontata per colori così comunque diversi l'uno dall'altro. Mi è capitato spessissimo di andare ad applicare questi due colori in combo da altre palette e mi venivano fuori delle sfumature o schifose o delle macchiazze che non vi dico. Qua invece la situa è super on point, quindi... Anche Elm Street, ovvero lo shimmer champagnino qua che ho applicato sia come punto luce sia come illuminante, lo trovo veramente bello. È molto versatile perché appunto lo potete utilizzare sia come illuminante sia come ombretto, quello per cui è stato pensato. Quindi sì, assolutamente io vi consiglio questa palette. Passiamo ora alla base con lo stick di NYX. Devo dire che mi piace, il suo lavoro lo va a svolgere tranquillamente. I pori sono molto più mimetizzati. Io fortunatamente non ho grandi problemi di pori super evidenti, però comunque se posso andare lo stesso a minimizzarli un pochino sono contenta. Ecco, Cipria HD di NYX, colorazione banana, c'è anche la colorazione traslucida, mi piace, va ad opacizzare benissimo da subito, non fa flashback. Melted matte. Questo, come vi stavo dicendo prima, ha una profumazione strabuona, tipo di cannella, di cinnamon roll appunto. Questa è la colorazione, è un nude freddino, anche comunque nel quotidiano a me piace tantissimo. L'ho già provato, mi ci sono trovata benissimo. Io con questi Too Faced non ho mai problemi, quindi vado sempre sul sicuro. In più vabbè, questa è la limited di quest'anno, non potevo farmela sfuggire, ormai avrete capito. Ma Too Faced mi compra tantissimo con i pack, perché se questo rossetto fosse stato, che ne so, in questo pack basic, cioè intendo questa colorazione, cioè sì, ok, mi sarebbe piaciuto perché il colore mi piace, però non mi sarei fiondata a comprarlo come ho fatto con questo. E c'è raga bellissima, tutti cinnamon roll,
alcol sul tappo e poi profuma, che è una cosa che io amo, lo sapete. E quindi nulla raga, questo video è ufficialmente giunto al termine, io sono ancora qui con lo swatch di Melted Matte. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino alla fine di questo video. Fatemi sapere qual è stato tra le novità il vostro pezzo preferito e soprattutto se amate Nightmare. E quindi nulla, io come al solito vi ricordo di andare a seguirmi anche sugli altri miei social, che a proposito di horror ultimamente sto postando molte fotine witchy, comunque molto dark, goth. E io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!